Allora, iniziamo. Allora, buonasera a tutti, ben arrivati e per alcuni ben trovati a questo nuovo ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Campostrini qui di Verona su questi temi abbastanza, non solo attuali, ma anche abbastanza complessi, ma comunque interessanti, come il tema della politica, il tema della legalità, della cittadinanza. E siamo giunti al terzo anno di questo percorso e quest'anno abbiamo fatto una scelta particolare. Abbiamo deciso di partire, abbiamo deciso di intitolare questo ciclo di tre incontri, di cui poi vi dirò, l'alfabeto del cittadino. Perché siamo convinti che è importante partire dalle parole, conoscerne il loro significato e imparare quindi a usare con responsabilità le parole. Perché? Perché se non si conoscono le parole è anche difficile dialogare con gli altri. Se non si conoscono le parole è difficile farsi capire e anche essere capiti. Ma conoscere le parole e partire dalle parole per ragionare e poi arrivare ai comportamenti lo riteniamo molto importante in questo periodo storico, che è un periodo storico certamente difficile, complesso, particolare, ma anche molto interessante. E quindi noi pensiamo che non possiamo permetterci il lusso di non conoscere il significato delle parole. Le parole infatti sono uno strumento delicato perché producono pensieri e i pensieri producono dei comportamenti e questi comportamenti possono essere dei comportamenti costruttivi, nel senso che ci aiutano a costruire delle comunità, il senso di appartenenza alle comunità dove vige il rispetto dei diritti e dei doveri, ma può produrre anche un uso distorto e manipolato delle parole e dei comportamenti che vanno esattamente nella direzione opposta. E quindi dobbiamo maturare l'idea che dietro ogni parola esiste la sintesi e la ragione di una storia, di uno studio, di un percorso umano e storico che non possiamo permetterci di ignorare. Ogni parola quindi racchiude in sé un pezzo di memoria e un pezzo di impegno, un pezzo di battaglia e un pezzo di resistenza, un pezzo di vittoria e un pezzo di sconfitta. Ma ogni parola soprattutto è un pezzo di vita vissuta e anche un pezzo di vita da vivere, se volete per certi aspetti anche da condividere. E quindi ecco perché è importante che ripartiamo dalle parole e dal loro significato. Il ciclo di incontri che iniziamo questa sera si propone senza nessuna presunzione anche di continuare un percorso che potremmo definire, se volete, di alfabetizzazione civile, ma diremo anche a partire da stasera anche costituzionale. Che ci renda realmente capaci di praticare una cittadinanza non solo attiva, ma soprattutto una cittadinanza responsabile. Ed ecco perché l'alfabeto del cittadino. Perché nel pensare questo discorso noi siamo partiti, questo percorso, siamo partiti da un ragionamento basilare, che una vera democrazia esiste e si mantiene nel tempo se i suoi cittadini sono consapevoli dei principi su quali essa si fonda, della storia del paese in cui quella democrazia è sorta. E se si riconoscono in questi principi e quando serve sono disposti anche a impegnarsi nella difesa degli stessi. La democrazia senza conoscenza non può esistere. Scrive a questo proposito un suo collega, Gustavo Zagelbeschi, che l'ignoranza è l'instrumentum regni nelle mani dei potenti contro gli impotenti. E lei stessa, nel suo bel libro, Nel segno della Costituzione, pubblicato da Feltrinelli, che trovate qui fuori, poi per chi fosse interessato, proprio nella prima pagina ci ricorda come il popolo ignorante è un popolo schiavo, mai libero. E allora abbiamo deciso di fare questo, di prendere non tante parole, ma una parola ogni sera, a partire da quest'anno, poi proseguiremo anche negli anni prossimi, su una certa parola, invitare una persona, non solo competente a discutere di quella parola, ma anche una persona coerente e credibile con quello che quella parola rappresenta. E non potevamo non partire, se vogliamo imparare l'alfabeto del cittadino, da una parola
che noi consideriamo un pilastro, cioè dalla parola Costituzione. E do il benvenuto e ringrazio di tutto cuore la professoressa Lorenza Carlassare, che è professore emerito di diritto costituzionale all'Università di Padova. Lei ha insegnato tanti anni anche a Ferrara, anche qui a Verona. E la ringraziamo molto non solo per essere venuta qui, lei è la prima donna in Italia ad avere assunto una cattedra di diritto costituzionale, siamo molto fieri di averla qui con noi questa sera, ma dicevo, non è soltanto una profonda conoscitrice della nostra carta costituzionale, ma io l'ho sempre apprezzata per essere anche testimone credibile e responsabile dei valori della Costituzione. Si possono fare in tanti modi le cose, compreso quello dell'insegnare, ma bisogna impegnarci a farlo bene, quindi conoscendo gli argomenti ma anche sapendoli trasmettere, e io credo che ne avremo prova anche questa sera di questo. Con la professoressa Carlassare ragioneremo quindi della Costituzione, perché vorremmo capire, professoressa, le origini della nostra Costituzione. Vorremmo capire perché questa carta, che io giudico meravigliosa, è ancora non sufficientemente conosciuta. In Italia dobbiamo ringraziare Roberto Benigni, la RAI, recentemente per aver fatto quella trasmissione seguitissima sulla Costituzione. E se la nostra Costituzione è ancora attuale o se, come dice qualcuno, va cambiata, se va cambiata tutta, se va cambiata in parte, o perché gli italiani nel 2006 ad una certa proposta hanno detto che non se ne faceva nulla. E se la nostra Costituzione sta correndo dei rischi, e l'ultima che mi è venuta da pensare mentre parlavo con lei era se noi ci meritiamo questa Costituzione. E allora noi intendiamo riflettere questa sera parlando alla testa delle persone, non alla pancia delle persone, ma riflettere con calma e con profondità sulla Costituzione, perché ci incute un certo timore una società in cui si stanno allargando i sentimenti dell'indifferenza, della rassegnazione, della paura, della sfiducia verso la politica e le istituzioni, del cinismo e di un allontanamento della partecipazione alla vita politica e sociale del nostro Paese. Apriamo questo ciclo con lei, ma vorrei ricordare i prossimi due appuntamenti, che saranno il 22 marzo con il professor Maurizio Viroli, docente dell'Università di Princeton, parleremo della libertà, e il 5 aprile avremo ospite il dottor Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e parleremo di giustizia. Ecco, quest'anno, prima di darle la parola professoressa, abbiamo provato a introdurre una novità per le persone che con passione ci seguono, e abbiamo pensato che all'inizio di ciascun incontro e al termine di ciascun incontro di leggere alcuni brani molto brevi di libri dei relatori che si presentano qui a discutere con noi, quindi leggeremo alcuni brani del suo libro Nel segno della Costituzione. E leggeremo anche qualche breve brano di testi che hanno attinenza con l'argomento di cui stasera discuteremo. A leggere questi brani sarà la dottoressa Elena Guerra, della Fondazione Campostrini, a cui cedo la parola per leggere un brano tratto dal libro della professoressa Lorenza Carlassare, e poi leggeremo i primi tre articoli della Costituzione, e poi, professoressa, la parola passerà a lei. Al termine ci sarà lo spazio naturalmente per delle domande. Ecco, mi preme dirvi che verso le 19.45 dobbiamo cercare di chiudere l'incontro, perché la professoressa ha un treno e non possiamo permetterci che lo perda. Grazie, la parola a te, Elena. Un'idea falsa che sollecita i governanti è che le costituzioni siano fatte per il potere, che il loro obiettivo sia quello di costruirlo, rafforzarlo, renderlo sicuro, che siano fatte per consentire a chi detiene il potere di condurre in libertà e senza ostacoli la gestione dello Stato e disporre con altrettanta libertà delle risorse collettive. Le Costituzioni nascono invece come tutt'altro obiettivo, addirittura opposto: limitare il potere, fissare confini e regole al suo esercizio,
garantire alle persone sfere libere invalicabili dall'autorità, diritti relativi alla propria persona, alla propria coscienza, al proprio corpo, alla propria vita, ai propri beni. Quando la sovranità non è limitata, non vi è nessun mezzo per mettere gli individui al riparo dai governanti, ammoniva Constant. Articolo 1 della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 2 della Costituzione italiana. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 3 della Costituzione italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Grazie Elena, la parola a lei, professoressa. Devo premere qualcosa? Allora, all'inizio il pezzo che ha letto la dottoressa e mi fa entrare subito sul punto che a me interessa molto. In qualche modo rispondo anche a una delle domande che erano tante, poi le rifacciamo. Allora, è superata, è attuale la nostra Costituzione, bisogna cambiarla, bisogna farne un'altra. Tutte queste inquietanti domande vengono da chi esercita il potere, che mal sopporta le costituzioni per la ragione che si è detta, perché le costituzioni, il costituzionalismo classico, nasce con lo scopo unico di limitare il potere e di sottoporlo a regole e a limiti in modo che non sia un potere arbitrario e senza freni. Naturalmente chi lo esercita non le sopporta, no? Non so come dire. E quindi che cosa pensa? Pensa di tutto per cambiarle, perché naturalmente non dice qual è il vero motivo, ti dice che è vecchia. Ma come vecchia? Le costituzioni non sono mica delle leggi che sono fatte per il momento, tutte dettagliate per un bisogno concreto. Le costituzioni non danno regole minute, danno principi, danno un orientamento, disegnano un programma, disegnano un tipo di società, un futuro, sono fatte per durare. Non sono leggi che oggi le cambi da qualunque maggioranza, chi va al potere se le cambia così fa quello che vuole. No, la Costituzione sta lì proprio per limitare chi, se ci domandiamo, chi deve essere limitato? La maggioranza che governa. Voi capite benissimo quanto fastidio gli dà. E allora le escogitano tutte. Anche ieri sera, adesso io parlo un po' liberamente perché non mi piace stare lì a fare la lezione accademica, voi vi stufereste moltissimo. Allora, l'altra sera in televisione un noto uomo politico che abbiamo avuto come presidente del Consiglio, purtroppo, per moltissimi anni, ha ripetuto una bugia grandissima che i giornalisti, secondo me per ignoranza assoluta, non gli contestano. Allora lui dice per poter governare bisogna cambiare la Costituzione, perché il Presidente del Consiglio non ha poteri in Italia, non può fare con decreto legge, non può fare i decreti legge, mentre tutti i paesi d'Europa, tutti i paesi civili, il governo non aspetta che il Parlamento faccia le leggi, fa lui un decreto e così domani mattina è pronto. Ma non esiste. Allora vorrei raccontare, qualcuno glielo dirà, io non so se qualcuno ha la gentilezza di renderglielo noto, che l'Italia, dei paesi, non dico dei paesi civili, ma anche di quelli che noi riteniamo poco civili, è l'unico paese
oltre alla Spagna che ci ha imitati, ma dopo farò la precisazione, l'unico paese che prevede poteri di decretazione d'urgenza in mano al governo, articolo 77, poi vediamo che limiti hanno. Quindi lui racconta delle cose che passano sulla testa dell'ignoranza totale delle persone. Allora, quando voi sapete che c'è l'Erasmus, che vengono gli studenti stranieri a studiare qua, io mi ricordo la difficoltà di spiegare agli studenti delle università germaniche che cos'erano sti decreti legge, perché non li conoscono, non sanno che cosa siano. Il governo non può fare, c'è solo la possibilità di dichiarare uno stato di emergenza e allora in una situazione particolare che credo si sia data una volta o forse nemmeno una, allora il governo temporaneamente può fare. Ma da noi le fanno, non è così secondo Costituzione, ma ormai hanno preso il verso e li fanno. Allora voglio dire, io mi preoccupo enormemente dell'ignoranza sulla Costituzione, non solo di chi governa, ma anche dei giornalisti, di quelli che li ascoltano, perché una sera lui questa cosa l'ha detta da Santoro, servizio pubblico. Mi veniva la voglia di telefonare e di dire scusate, ma fermatelo, insomma è possibile che continui a ripetere questa stupidaggine che solo l'Italia è quella che li ha. L'Italia è un paese africano di cui francamente non mi ricordo il nome, ma sul mio manuale c'è scritto. Allora, la Spagna ha copiato questa possibilità, perché la Costituzione spagnola è stata fatta dopo, ed è stata dopo la caduta di Franco, ed è stata molto influenzata dalla nostra. Ma la Costituzione spagnola, attenzione, che cosa fa? Non lascia il governo libero di farsi dei decreti, legge lui dove vuole. Nella norma che li prevede mette un elenco enorme di materie sottratte. Allora, tutte le libertà, tutti i diritti dei cittadini, le autonomie territoriali, la televisione, i diritti, insomma, è un elenco enorme di cose escluse. Quindi l'unico altro paese che li ha, che è la Spagna, li ha previsti, ma togliendo la possibilità che il governo intervenga direttamente a regolare una materia. Voi capite, fare una norma vuol dire inserire, regolare i rapporti della nostra vita. Ecco, allora, questo è un esempio. Allora, qual è il senso del discorso di questo soggetto politico, ma non è solo lui per la verità, è questa ribellione del potere nei confronti delle norme che gli danno dei limiti e gli impongono delle regole. Questo è così. Insomma, chi ha in mano il potere è disturbato dai freni, dai limiti. E vedi, quello, sempre quello è un buon esempio, perché lui porta tutto al parossismo, no? Dice, beh, perché dopo incontri il Consiglio dei Ministri e poi il Parlamento e le cose intervengono. Certo, facciamo tutto da solo, ne avevamo uno che faceva da solo, era Mussolini, potevamo tenercelo allora, sinceramente, se questo era il senso. Lui decideva da solo, tanto è vero che abbiamo fatto una guerra rovinosa dove sono morti un'infinità di persone, l'Italia distrutta, benissimo, nessuno lo limita. Quello è il potere assoluto, autoritario, arbitrario. Il costituzionalismo, che diciamo è ben descritto, dopo di questo non vi parlo più, ma ci tengo molto perché è questo concetto che deve passare. La Costituzione è una garanzia per i cittadini, come è un freno tra il potere e loro, che non possono limitare la libertà, non possono farti. Poi qualche volta lo fanno. Vabbè. Allora, dove nasce il costituzionalismo? La prima, non dico le teorizzazioni, che lo sappiamo tutti, la filosofia politica del Settecento, imitando una tradizione antica dell'Inghilterra, che nella storia, nei secoli, si era costruita un potere così limitato, insomma, con vari corpi, il re, le camere, il governo, tutti autonomi. Ma
il primo documento giuridico in cui il costituzionalismo trova la sua enunciazione è la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, cioè la Rivoluzione francese, in cui si dice espressamente all'articolo 16, la base del costituzionalismo è l'articolo 16 della Dichiarazione del 1789. Dunque vedete che essere vecchi per le norme costituzionali non è un difetto. Ecco, che cosa dice? Dice che una società dove non esiste, non c'è la garanzia dei diritti, quindi dei diritti dei cittadini e delle libertà, e dove non è assicurata la divisione dei poteri, non ha Costituzione. Cosa vuol dire divisione dei poteri? Io spero di non dirvi delle cose che vi sono anche troppo note, ma mi pare che sia sempre bene ricordarsele. Il contrario del potere autoritario o del potere assoluto, che è concentrato in una singola persona o in un singolo organo, è il potere diviso, che è quello del costituzionalismo. Cosa vuol dire potere diviso? Che il potere statale, che ha più funzioni, non ha una funzione sola, ha la funzione di governo, ha la funzione di fare le leggi, ha la funzione di amministrare la giustizia. Questi tre almeno poteri fondamentali devono essere attribuiti ciascuno a un organo diverso, che sia indipendente dagli altri, su questo poi torniamo, in modo che un potere limiti l'altro potere, cioè chi fa le leggi deve essere diverso da chi le applica, in modo che chi le applica garantisca una cosa importantissima che con la Rivoluzione francese viene fuori, l'eguaglianza, perché non è un potere arbitrario che tratta le persone a seconda di come vuole, ma se chi agisce, organo dello Stato, una pubblica amministrazione, un giudice, deve applicare la legge nei confronti miei, poniamo, o del signore che mi sta davanti, non è che può dire a lui mi piace di più e lo favorisco e quella signora antipatica non la favorisco. Non può farlo, perché deve applicare una legge che è stata fatta da un altro prima di lui. Non so come dire. Quindi la legge deve essere fatta dal Parlamento, ecco perché i decreti legge non vanno bene, e chi fa la legge deve essere diverso da chi la applica. Quindi il governo e la pubblica amministrazione, tutti i funzionari che sono in qualche modo collegati, non diciamo dipendenti, ma in qualche modo si può dire collegati o dipendenti dal governo, devono agire nei limiti della legge. Un vecchio studio, vecchio nel senso temporale, insomma vecchio stramorto, quindi non è che sia vecchio attualmente, antico, ottocentesco, studioso inglese, ve la traduco in italiano, che cosa diceva? Ogni volta che una pubblica, quello per gli inglesi è una cosa ferma, ogni volta che una pubblica autorità esercita un potere, deve poter rispondere, se interrogato, in base a quale legge sta agendo. Non so se mi capite, tu stai per fare questa cosa, pubblico funzionario, perché la fai? Chi ti ha dato il potere? Allora lui deve dire: lo faccio perché esiste la legge numero 49 del giorno tale, e se no l'atto che fa è un atto illegittimo. Io spero di avervi un po'. Perché insistevo sul discorso organi, ciascun potere deve essere indipendente? Perché ce n'è uno in particolare che deve essere indipendente, l'avete già capito tutti, è la magistratura. Qualunque governo, è troppo facile dire che è solo quello di cui sto
sotto sotto parlando, perché poi ho sempre paura che torni. E allora, miracoli li fanno anche gli esseri viventi, ho capito. E allora, qual era il disegno costante, ma non solo suo? Diciamo che pochettino è un po' trasversale. Quello di sottomettere la magistratura al potere politico e impedire che i giudici, essendo indipendenti, agiscano secondo la legge. Il loro sogno è quello di dire, quello che dicevano una volta, no? Quando uno fermava, diceva, lei non sa chi sono io. Che cosa vuol dire? A me, io sono fuori dalla legge. Una delle ragioni per cui uno dei re inglesi, voi sapete che ci sono state due, dunque, uno è stato decapitato e l'altro mandato via, andiamo indietro, una delle ragioni di reazione era quello che dice, il re ha detto che la legge è nella sua bocca e nelle sue parole. Questo, capisci, rovesciava completamente l'idea. E in ore suo, no? Cioè nella sua bocca c'è la legge, no, la legge non è nella sua bocca, la legge sta fuori, gli sta sopra, gli sta fuori. Non mi ricordo se è quello che hanno decapitato, ma mi pare di sì. E comunque l'altro è andato via, quindi ecco. Allora, da noi non abbiamo avuto queste esperienze di deposizioni di re, li abbiamo sempre tenuti qualunque cosa indecente avessero fatto, come firmare le leggi razziali, per esempio, perché nessuno se lo ricorda, ma dico Vittorio Emanuele poteva anche non, insomma, un minimo, un soprassalto di dignità umana poteva anche forse raggiungerlo. Ecco, allora dicevo, è troppo comodo pensare che la magistratura sia sottoposta. Infatti, uno dei programmi di uno dei gruppi politici che si presentano adesso alle elezioni dice la prima cosa, riformare la giustizia. Cosa vuol dire riformare la giustizia? Fare in modo, l'idea è di far dipendere i pubblici ministeri come dipendenti dal Ministro della Giustizia, in modo che l'azione penale sia decisa dal Ministro della Giustizia e non dai giudici, e quindi venga esercitata verso di me, verso di lui che si occupa di mafia. Mamma mia, certo, moltissimo, ma non per esempio verso un importante signore che ne fa di tutti i colori. Questo è, mentre la Costituzione dice che l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio di fronte a una notizia di reato, è questo che brucia. E tutti ricordate queste leggi ad personam che sono state fatte in questo periodo, che erano tutte per sfuggire alla giustizia. Sono andate alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale, per fortuna, le ha annullate. Ma anche dopo che la Corte le ha annullate, sono state rifatte, annullate di nuovo, tre volte. Un lodo, prima il lodo 1, Schifani, poi il lodo Alfano, poi la terza norma sull'immunità, mi pare che addirittura siamo arrivati nel 2010 o 2011, se non sbaglio, l'ultima, novembre. Ecco, l'ultimo annullamento, prego. Ah, dunque, guardi, lodo è una parola cretina, che non ha nessun significato, ormai hanno cominciato a chiamarle così. Lodo è un accordo, come dire, una composizione di una, chiamiamola, di una controversia non giudiziaria, è un lodo, è un accordo con cui ci si mette in d'accordo. Questi non sono, questi che io vi dico lodo perché uso il termine giornalistico, sono leggi, erano leggi con cui si diceva che il Presidente del Consiglio, per esempio, è immune per tutti i reati che commette, finché lui è lì non può essere toccato, che tutti i ministri, che la Corte Costituzionale, lodo era perché il primo è nato da una specie di accordo.
che non è nato da Schifani, era precedente, e insomma si erano messi un po' d'accordo su qualche cosa. Da lì ha cominciato a chiamarlo Lodo, come accordo gli hanno sempre chiamato Lodo. Non è niente, non vuol dire niente, è una legge, è una legge. E l'accordo non c'era assolutamente con nessuno, era una legge fatta per sfuggire alla giustizia. Allora, voi vedete che è sempre questa posizione di contrasto contro tutto quello che è freno, ma addirittura non solo all'azione pubblica, ma anche all'azione privata, perché qui erano reati commessi da privato cittadino, quelli di oggetto di queste famose leggi o lodi. Erano reati comuni, alcuni abbastanza, come dire, piccanti, altri semplicemente squallidi, altri come questa cosa dei soldi, di aver corrotto un giudice. Insomma, non vorrei entrare nel nostro disgraziato passato, che però non è detto che sia sempre passato. Ma per chiunque governi, adesso arrivo da lei, per chiunque governi, la magistratura in particolare, ma perché la magistratura dà fastidio? Non solo perché ha un potere che può incidere sulle persone, ma perché è fuori dal circuito politico e quindi non è controllabile, no? I magistrati sono assunti per concorso, non sono eletti da qualcuno o nominati, e allora sfuggono al circuito politico in cui c'è dentro il Parlamento, i partiti, la magistratura. Anche loro avranno delle idee politiche, anzi le hanno, io spero che le abbiano, perché sennò sarebbero, cosa vuol dire uno che non ha idee politiche? Non credo che sia un cittadino. Ma però ognuno ha la sua, non so come dire, non c'è un'idea della magistratura, perché solo qualche mente, sempre quella mente, si figura che esista un, mi dispiace perché ripeto sempre, che esista una politica dei giudici. I giudici sono uno diverso dall'altro e da quel che capisco nemmeno troppo si amano tra loro, quindi non c'è una bocca sola. Scusi, vedevo una mano che si alzava. Ah no, quello è tutta un'altra cosa. Però forse è meglio sviluppare un ragionamento. È un'altra questione, non c'entra, però se volete, siccome se ne è parlato tanto, per due minuti posso anche parlarne. Io questa volta sono una grande sostenitrice del presidente Napolitano. Credo che questa volta abbia sbagliato, non nelle cose che ha fatto, abbia sbagliato a agire e a mettere in moto la Corte. Lì Napolitano non era in causa per niente. Ci sono state, cercherò di essere breve perché purtroppo sennò il tempo ci fugge, c'erano state delle intercettazioni telefoniche che erano state fatte a Mancino in quanto ex ministro e in quanto lui che si occupa di mafia lo sa, perché si diceva che c'era stato un accordo con la mafia. Queste conversazioni, era Mancino il sottoposto, ecco di 2000, non so, un numero, 350, insomma un numero infinito di conversazioni registrate, 4 erano dirette al Quirinale o dirette in partenza tra Quirinale e Mancino. E un giudice ha detto sì, abbiamo avuto, ma non avevano nessun rilievo politico, per cui le abbiamo lasciate da parte, non le abbiamo pubblicate, non le abbiamo divulgate, non le abbiamo messe agli atti. Qualcuno ha messo in testa al Presidente della Repubblica che lui doveva reagire e dire che lui non può essere intercettato, ma voi capite che quella era un'intercettazione casuale. Come fai a dire che non può intercettarlo? Se lui sta parlando
con un altro e l'altro è intercettato, dice: ma appena senti che c'è la voce o che è scritto Quirinale devi chiudere. Ma no, loro, i giudici dicevano non può, fra l'altro il pubblico, adesso un discorso lungo, il pubblico ministero non può distruggere le intercettazioni, deve chiederlo al giudice. E mentre i difensori del Quirinale sostenevano che il pubblico ministero doveva distruggere, non poteva, sarebbe andato contro la legge. Insomma, quella è una storia stupida montata, non si sa, francamente non ho ancora capito perché e da chi. La Corte Costituzionale ha cercato di rispondere in un modo da non offendere il Presidente della Repubblica, però le frasi finali dicono: certo che se nella intercettazione viene fuori un reato che è commesso dal Presidente della Repubblica, un altro tradimento, allora il giudice deve subito agire. Cosa vuol dire? Che le deve anche ascoltare, perché sennò non potrebbe sapere che ha commesso il reato. Quindi insomma è una cosa che lascia il tempo che trova, come non esistesse. Allora, dicevo, la cosa importante, una delle domande che mi è stata fatta e devo purtroppo procedere, qual è? Come è nata? Ecco, allora, io sarò breve su questo perché penso che molti sappiano come è nata, ma a me interessa ricordare due punti molto significativi. È nata in un momento storico speciale in cui veramente si potrebbe dire che insomma i costituenti hanno dato il meglio, ecco, mentre alcune volte noi diamo il peggio. In quel momento era un momento forse di entusiasmo, un momento di grazia, era caduto il fascismo, si ritornava a costruire uno Stato, si avevano un sacco di ideali, queste persone erano mosse da pensieri alti, non da piccole beghe del momento. E quindi al di là delle diverse visioni politiche, che certamente erano diverse perché partevano, insomma, le due forze grosse che erano in Assemblea Costituente erano i cattolici democratici e i socialcomunisti, quindi erano due ideologie diverse che però sui punti fondamentali si sono trovati in un accordo perfetto. E questo io lo trovo straordinario, straordinariamente buono. Ma perché? Qual è stato il punto? Ecco, in quel libro che il professor Romani mi ha ricordato, io insisto molto su questo. Qual è il valore su cui è costruita la Costituzione, il valore sul quale davvero tutti si trovavano d'accordo, che era stato un valore conculcato, vilipeso, offeso, mortificato dal fascismo? La persona, la sua dignità, la sua libertà, i suoi diritti. Allora, la persona umana, voi sapete, inutile parlarne qua, siamo in una chiesa addirittura, dico il cristianesimo è basato sul valore della persona, certo non c'era, e ci sono delle cose di Dossetti bellissime, delle cose di Lapin, insomma anche in Assemblea Costituente molto belle, delle cose che in parte riportiamo. Oh, d'altra parte, i laici, chiamiamole, a che cosa si rifacevano? Si rifacevano alla Rivoluzione Francese, a quella famosa ideologia della libertà dell'individuo che viene posto al centro contro, diciamo, uno Stato che vuole prevaricare, e quindi tutti contro l'idea autoritaria dello Stato che è importante e l'individuo non è nessuno. Non so se mi capite, quindi c'erano tutti i pensieri, i liberali, che erano pochi, ma la loro voce era forte. E ricordiamo che la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino di cui parlavo si basa sull'individuo e della libertà individuale, e quindi la limitazione dei poteri è fatta per garantire questo esercizio delle libertà e dei diritti. E allora la persona, però, e qui vorrei sottolineare questo, non si, e poi c'erano dei piccoli partiti, uno
cui apparteneva Calamandrei, per esempio, persone di grande rilievo che numericamente avevano un peso modesto, però invece hanno avuto un peso molto forte, perché per esempio quell'articolo 3 di cui che ha letto, che forse vorrei rileggere, nella seconda parte io mi sono accorta, tutti dicono è dovuto all'Elio Basso, non è vero, lo volevano tutti evidentemente, perché io ho trovato un articolo di Calamandrei scritto nel periodo clandestino dove ci sono le stesse parole di queste dell'articolo 3. Allora, quali sono queste parole? Perché se si parte dalla persona, la persona non è questo individuo astratto a cui pensava la rivoluzione francese, cioè tutti uguali, ogni uomo è uno, una testa, no. La persona a cui pensavano i costituenti è la persona calata nel concreto delle sue relazioni sociali, della sua posizione, della sua situazione economica, della sua situazione culturale, della sua situazione di salute, cioè l'uomo situato, come si dice, cioè che cosa vuol dire? E siamo tutti uguali. E allora l'articolo 3 che cosa ci dice? Dopo aver detto che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge nel primo comma, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, e di posizioni, opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nella seconda parte questo articolo 3 io lo trovo veramente il fondamento della Costituzione. Che cosa ci dice? Che tutti sono uguali, si fa presto a dire, ma non è vero, no, cioè è vero che siamo tutti uguali, ma per carità, le differenze sono terribili, sono violente, sono drammatiche, sono abissali tra una persona e l'altra. E allora che cosa ci dice? È compito, l'ha già letto, ma vi richiamo l'attenzione, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, cioè la legge dice che siamo tutti uguali, ma di fatto non è così, perché se io non ho una lira non mi posso comprare il giornale, e quindi nemmeno le libertà tradizionali mi interessano, perché non posso comprarmi il giornale della libertà di stampa, non so cosa farmene, anche se sono un analfabeta, ecco il divario culturale. Quindi se non siamo uguali, la Repubblica tutta, che vuol dire Stato, regioni, comuni, tutti, province, se non le eliminano, non lo so, comunque finché durano anche loro, devono cercare di rimuovere questi ostacoli e colmare i dislivelli sociali. Non so se mi spiego. Allora, qual è il primo ostacolo? Io devo dire la verità, forse perché amo lo studio, ma trovo che il primo è l'ignoranza, cioè il fatto che uno sia privato della cultura. Mi dispiace che i nostri politici spregino così violentemente la cultura da fare tagli dappertutto, da non tener conto dell'importanza che ha. Pensavo anche nell'arte, nella storia, non importa niente, hanno tagliato persino l'Istituto Nazionale del Restauro, che era uno dei nostri vanti, adesso abbiamo un quadro rotto, domani chi lo aggiusta? L'angelo di Dio, che forse viene giù, ma insomma direbbe anche l'angelo di Dio, vedetevela un po' anche voi. E allora il primo divario è quello culturale, ma va insieme col divario economico, perché appunto, dicevo, se uno non ha il pane non è che può cominciare a pensare alla cultura, al giornale, alla libertà di stampa, al pluripartitismo, ecco. La salute, la persona malata ha bisogno di cure, l'articolo 32 della Costituzione le garantisce, e garantisce una cosa a cui io tengo molto, la libertà di cura e anche di rifiutare cure che non vogliamo. Non dobbiamo sopportare
i capricci di medici alle volte capricciosi e ignoranti. Ma io, scusate, su questo tema chiudo subito, perché ho avuto mio marito 4 mesi in rianimazione, nelle mani di chi? Perché in rianimazione chi c'è? L'anestesista, che non è un medico, ma non sa, no? Non sa. Ecco, è stata una sofferenza inaudita, per fortuna era un uomo di grande fede, penso che sia riuscito a superarlo. Vabbè, chiudiamo. Allora, salute e libertà di curarsi, dovere dello Stato di fornirci i mezzi, però nessuna interferenza, se no facciamo come il fascismo che ti fa le cure obbligatorie e te le nega a quelli che magari hanno qualche cosa che non gli va bene, come le persone meno matte che vanno buttate via, no? Ecco. Allora, la salute, la miseria, diciamo, e l'incoltura totale, questi sono i primi tre, poi ce ne sono altri, e la Costituzione si preoccupa di tutto questo. Quando emette che cosa alla base? Questo è molto importante. L'articolo 1 che ci ha letto la dottoressa, di che cosa parla? Una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Allora, sempre una certa parte politica, è una roba, è onnipresente, quindi voleva togliere questo fondata sul lavoro. Dice, e cosa vuol dire? Come cosa vuol dire? Vuol dire moltissimo, perché i costituenti dissero, scrivere che è fondata sul lavoro significa sottolineare che l'unico vero fondamento della Costituzione è il lavoro. Non è più, è un tagliare col passato, non è la nobiltà, non è la ricchezza, non è la famiglia, non sono le rappresentanze, il livello culturale, è il lavoro, che fra l'altro ha una funzione egualitaria, perché naturalmente al lavoro, chiunque acceda al lavoro ha una sua dignità, e quindi è legato strettamente alla dignità dell'uomo ed è importantissimo come fondamento, non ne abbiamo un altro. L'articolo 4 dice che tutti hanno il diritto e il dovere di lavorare. Qui naturalmente le solite persone sorridono e dicono, ma cosa vuol dire diritto di lavorare? Se il lavoro non c'è, bravo. Allora, se il lavoro non c'è, esistono delle scelte politiche che si possono fare. E che cosa dice l'articolo 4? La Repubblica, sempre lei, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Cioè, fa una politica orientata al pieno impiego, mette risorse dove è necessario per incrementarlo, non fa una politica in cui la prima cosa che fa stecca quelli che lavorano. No, non so come dire, esistono nella Costituzione dei principi e delle priorità che ci consentirebbero di vivere in un mondo migliore. Purtroppo i poteri, quelli che Dossetti chiamava i poteri forti ci sono. E mettono i bastoni fra le ruote. Alla Costituzione l'hanno messi da sempre. Voi pensate il ritardo iniziale anche di questo parlo, perché è una cosa su cui si riflette poco ed è fondamentale. Il ritardo nell'attuazione della Costituzione, ma anche negli organi. Le regioni, la Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 48. Le regioni cominciano a funzionare nel 1970. Sapete cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che quando hanno cominciato a funzionare male, perché non era pronta una classe dirigente regionale. Le regioni ormai non c'erano e lo Stato aveva, diciamo così, l'amministrazione centrale era diventata elefantiaca, nel senso che aveva assorbito tutte le funzioni, poi fargliele perdere piano piano per ridarle alle regioni. Insomma, già questo. La Corte Costituzionale
che è un organo fondamentale, perché è l'organo che non solo dirime le controversie fra gli organi, ecco il Presidente della Repubblica, la magistratura, il governo, insomma dice nel concreto, da giudica delle loro, dei conflitti sulle loro competenze costituzionali, ma soprattutto giudica le leggi. Se una legge è in contrasto con la Costituzione, la dichiara illegittima, la legge viene annullata e non può più essere applicata da nessuno. Ecco le famose leggi che chiamiamo Lodi, che ne ha annullati tre in tre anni, no, non so, per dire. Allora, la Corte Costituzionale è essenziale nel sistema, perché se non c'è la Corte cosa si fa? Bene, la Costituzione è entrata in vigore nel 1948, la Corte ha cominciato a funzionare nel 1956, quindi 8 anni dopo. Non so se mi capì. Quindi c'è stato già il Consiglio Superiore della Magistratura, che è un organo che si occupa delle nomine, dei trasferimenti, dei provvedimenti disciplinari, di tutto quello che riguarda le persone dei magistrati, per sottrarli al potere politico. Perché io ho ben visto nel fascismo cosa succedeva: il ministro trasferiva un giudice o gli metteva una sanzione disciplinare se non andava bene. Qui l'importante era garantire che nella loro persona i giudici fossero giudicati solo dal Consiglio Superiore, un organo misto, ma non fossero sottoposti al Ministro della Giustizia. Ecco, il Consiglio Superiore così importante nasce solo dopo il 1958. Allora, voi capite che già all'inizio c'è stata una resistenza e poi, piano piano, tutti questi principi e valori. Ecco, quando io vi ho parlato della persona, sto andando un po' a salti, mi dovete scusare, ma è enorme la Costituzione, c'è dentro tutto, quindi cerco di pescare. La persona su cui tutto si basa, la dignità dell'uomo, che dovrebbe essere in tutte le norme, perché la Costituzione la tutela tutta, quella dei carcerati, quella degli umili, lo dice, non possono essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti. Ieri il Presidente della Repubblica ha detto che è da vergognarsi, che è insopportabile la situazione delle carceri, le vessazioni, gli orrori che succedono, pensate a quelle promiscuità, è meglio nemmeno pensare. Allora, che cosa si doveva fare? Si doveva cercare di realizzare intanto tutti questi diritti di tutela e anche questi diritti sociali, lo studio, il diritto allo studio, il diritto alla salute, ma questi costano, no? E allora è cominciata un'altra idea spaventosa che adesso è arrivata al parossismo, a dire, beh, ma sono diritti che costano, quindi si assicurano solo nei limiti delle disponibilità. Ma come le valuti? A caso? Allora, è come se in una famiglia, vero, io dicessi abbiamo risorse limitate, tutti devono fare i conti con le risorse. E allora il padre dicesse, ma io devo comprarmi una bella macchina, una Mercedes, voglio comprarmi la Mercedes. E il ragazzino dice, ma io vorrei la cartella. No, perché le risorse non ci sono. E noi stiamo lavorando così, dobbiamo fare il ponte sullo stretto, dobbiamo fare tutte cose dispendio. Perché? Perché lì si può mangiare. No, lì si mangia, in molti mangiano. Non i poveri diavoli, mangiano in 10, faccia conto. E allora lì c'è stata questa idea che le risorse limitano i diritti e allora possiamo tagliare sulla sanità, possiamo tagliare sulla scuola, possiamo. Questa idea è un'idea spaventosa che mortifica proprio tutti quei punti qualificanti su cui doveva reggersi la dignità della persona. Io devo dire sinceramente, non ho mai visto
questa dignità della persona così calpestata come in questo periodo, proprio la dignità professionale, la dignità degli insegnanti, la dignità dei lavoratori che sono trattati come merce, nonostante quello che non solo la Costituzione ma anche molti papi hanno detto, ma i papi parlano e i politici se ne infischiano, dove gli fa comodo almeno se ne infischiano. Allora, noi vediamo che più che cambiarla, io mi permetterei di dire, la Costituzione andrebbe finalmente attuata, perché questa Costituzione non è stata attuata mai in tutte le cose importanti, che sono quelle che ruotano sul centro del valore principale. La Costituzione non è attuata. Voi pensate, ad esempio, perché quando Benigni diceva è una Costituzione bellissima, finisco subito, che cosa penso, che cosa vi voglio dire? Pensiamo all'articolo 9, la Costituzione che parla della tutela del paesaggio, dei beni culturali, dei beni artistici, ma il patrimonio artistico e culturale messo in Costituzione tra i principi fondamentali. Abbiamo Pompei che casca ogni giorno, abbiamo le cose, insomma, io non lo so, mi piacerebbe perlomeno in questo confuso discorso avervi dato l'idea che questa Costituzione andrebbe prima conosciuta e poi francamente attuata. Grazie. Grazie. Professoressa, per averci portato con i piedi per terra parlando di Costituzione, che non è facile. Bene, la parola passa a voi, se ci sono delle domande ne raccogliamo due o tre, o vuole rispondere mano a mano che gliele fanno. Vediamo, dipende. Eccoci, allora, mi pare che sono molte, però. Allora c'è il signore, la signora, è là in fondo, 4, 5, un attimo solo, sì sì. Vediamo se riusciamo. Ecco, se alzate la voce, non so se c'è un micro. Se no gli... Forse allora se viene il microfono. Grazie per quello che ha detto. Sono un insegnante in pensione. Ecco. Mi ha fatto rivedere un po' i miei 40 anni, quelli che ho cercato di insegnare ai miei alunni. La domanda è semplice, quasi secca. Volevo sapere da lei cosa ne pensa della entrata in politica dei magistrati. Ah, faccio presto. E se una volta che sono eletti e finiscono il mandato, debbono tornare a fare magistrati nella sede dove sono oppure cambiare sede. Grazie. Scusate. È micidiale. La ringrazio, vi invito a prendere esempio dal signore, perché così arriviamo alle domande concrete, più persone possono porle. Grazie. A questa posso rispondere immediatamente. Tutti possono fare, non possiamo limitare la capacità politica dei cittadini. Non è corretto che uno dica che poi torna a fare il magistrato. Basta, chiudo qui. Siamo del tutto d'accordo. C'era la signora. Se può venire qui gentilmente, che così sentiamo tutti. Se non le dà fastidio. Beh, provi a parlare forte, vediamo. Almeno si alzi in piedi che si sente poco. Ah. Si parla sempre al maschile, anche nella Costituzione si parla di cittadini, cittadine, non esiste l'uomo, non si parla, perché penso che al tempo il pensiero femminile, il pensiero femminista, il pensiero della donna non ci fosse, però adesso sta creando qualche problemino.
per esempio ieri sono stata alla Letteraria, c'è stato tutto un discorso sul femminicidio e proprio sull'articolo 3, dove viene contestato la possibilità di parlare di femminicidio, perché nella Costituzione hanno fatto tutto un ragionamento molto complesso. E comunque, adesso ce l'ho scritto qua, è un po' complesso esprimerlo in questo momento. Comunque il linguaggio, riteniamo e si ritiene da parte delle filosofe di Ottima eccetera, che sia molto importante. Quindi se c'è da rimodernare la Costituzione, penso che sia in questo senso, dove il linguaggio non è solo formalità ma è anche concretezza. Grazie. Guardi, intanto dentro l'Assemblea Costituente c'era un gruppo di donne, erano poche le madri, noi le chiamiamo le madri costituenti, erano molto brave, hanno portato avanti delle cose in materia di famiglia e altro. Ma se lei legge l'articolo 3, il discorso è proprio che senza distinzioni di sesso, e poi l'articolo 51 dice che tutti possono accedere, ancora meglio, non è vero che la Costituzione non si usava, perché è anche un linguaggio pesante, porti pazienza, cosa diciamo, uomini, donne, bambini, terzo sesso, cosa facciamo? Insomma, adesso non è possibile, uomini lo prendiamo nel senso dell'uomo, come adesso diciamo il giudice, il professore, la giudichessa, cominciamo a averlo, l'avvocata, che mi fa venire in mente sempre la Salve Regina, ma insomma comunque voglio dire, non sono le parole, lei ha ragione, ma la Costituzione basterebbe applicarla anche qui. L'articolo 51 in politica e su pubblici uffici, hanno voluto aggiungere un pezzo che non serviva, ci dice che tutti i cittadini, attenta perché qui veniamo proprio a quel che dice lei, non dice tutti i cittadini e non dice di non dice uomini e donne, dice dell'uno e dell'altro sesso, ha capito? Proprio vuole sottolineare che di tutti e due i sessi possono accedere ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni uguali. Allora la Costituzione dice tutto, poi i nostri politici non gli è andata bene per tanto tempo, poi gli è andato bene, devo dire sinceramente che il criterio di selezione, forse di una parte politica, ma ormai delle donne in politica non mi è proprio tanto piaciuto, alcune donne avrei preferito che non vederle lì, ecco, avrei preferito qualunque uomo, magari più indecente, piuttosto che alcune indecentissime donne. Quindi diciamo, adesso il problema non c'è, perché mi pare che si cominci, ma è una questione, purtroppo, io ci ho scritto tanto su queste cose, se no parlerei un'ora, e quello che a me è sempre sembrato importante è la coscienza sociale, perché è tra la gente, tra le donne stesse, adesso non più, ma è nella coscienza sociale questa discriminazione vera e profonda del sesso femminile. Io almeno la sento così. Sentiamo un'altra domanda. Io avevo tre curiosità più che tre domande. La prima l'ha già bruciata, perché ha detto che la Costituzione deve essere attuata, era una mia domanda, attuata. Chiaro che deve essere attuata. Ancora attuata. Una curiosità, lei ha parlato che diciamo l'inizio dell'idea costituzionale la può fare risalire ai diritti della Rivoluzione Francese. La carta, insomma, la prima carta. La carta, ecco, sui diritti. Ma quando avevo preso in mano i testi, a suo tempo si parlava anche dell'habeas corpus inglese. Certo, le dicevo, è stata imitata le idee degli scrittori politici settecenteschi, si basavano essenzialmente sull'esperienza britannica. Questo senz'altro. Io dico per il continente europeo, la prima carta, insomma, il primo documento costituzionale, dove ci sono i principi del costituzionalismo, e per noi Europa, diciamo continentale, nasce lì. Certo, l'Inghilterra è quella che ce lo insegna. D'accordo.
L'altra domanda nel discorso, se la Repubblica è fondata sul lavoro, il lavoro sempre in quel periodo quando si prendeva in mano la Costituzione c'era chi diceva lavoro dipendente o lavoro in generale? È scritto nell'Assemblea Costituente, questo. È scritto lavoro materiale e spirituale per il progresso materiale e spirituale della società, un lavoro intellettuale, un lavoro imprenditoriale? Imprenditoriale, per carità. Anzi. Grazie, sentiamo un'altra domanda. Grazie. Scusa, io rispondo veloce per consentire a tutti di... Allora, l'Italia ripudia la guerra. L'Italia ripudia la guerra. Ah, non me ne parli. Gli F-35, al di là di tutte le considerazioni, non si possono l'acquisto degli F-35 non si può considerare anticostituzionale perché sono per l'attacco e non per la difesa. Sono assolutamente d'accordo con lei. Non solo c'è l'articolo 11 su cui... Beh, forse, ma questo ve lo mando, un articolo che ho scritto recentemente, che almeno lo dà alla signora. Allora, la seconda cosa, non solo sono incontro l'articolo 11, ma qui gioca il discorso delle risorse, quello che dicevo prima. Io posso dire ho risorse limitate, ma non per comprarmi una Cadillac. Io devo dare prima il pane e poi mi compro l'automobile, sono un padre di famiglia. E lì... quelli sono vietati perché noi la guerra non la dobbiamo fare, l'Italia la ripudia. In secondo luogo è una spesa talmente eccessiva che fra l'altro l'hanno rinunciati tutti perché sembrano anche poco sicuri, cioè diciamo al di là di tutto l'Olanda li ha rinunciati, altri che li avevano acquisiti li hanno disdetto l'ordine, perché noi li dobbiamo comprare, insomma. Sono d'accordo con lei, ma io adesso sto facendo una cosa in cui voglio trovare il modo di arrivare alla Corte Costituzionale e fargli dichiarare illegittima una legge di spesa. Voglio provare, non devo vedere, cerco di sobillare i miei colleghi. Grazie. Perché no, bisogna che ci impegniamo su questo punto. Sì, solo una piccola aggiunta su questo, perché c'è anche l'imbroglio e le menzogne su questo argomento, perché si passa anche da parte della piaggeria dei giornalisti, di certo. Alcuni naturalmente. Se ci fa la domanda... Sì, chiudo subito. No, che dicono che non si può recedere, invece il Canada l'ha fatto già. È telegrafica la domanda, sulla immunità e sui privilegi. Privilegi e immunità. Perché l'immunità significa vedere, perché sarebbe un po' contro la Costituzione, quindi leggi che esistono, che danno l'immunità, no? Anche perché per esempio un deputato deve essere accettato, deve essere approvata dal Parlamento, no? Che venga giudicato. Una volta c'era alla vigilia, insomma, dopo il fascismo aveva un senso, adesso forse questo sì è vecchio un po'. E poi i privilegi, perché naturalmente i privilegi, per esempio non so, gli aumenti di stipendio, tutte queste cose, certo, che hanno i parlamentari, se li danno loro, ecco, quindi certo, non c'è una controparte, no, che agisce. Grazie. Allora, lei ha ragione. Guardi, quando si parla del principio di eguaglianza, non solo nel secondo senso che si deve fare il possibile perché tutti siano di fatto uguali, ma anche proprio così regolare. Che cosa vuol dire? Che tutti devono essere uguali, e già nella Rivoluzione francese, dove lei sa che c'erano i corpi, c'erano erano tutti corpi separati nella società, non c'erano gli individui, c'erano appunto le corporazioni, i ceti. Che cosa si diceva? Tutti devono essere trattati dalla legge nello stesso modo, senza privilegi e senza discriminazioni, cioè le due facce. La nostra Costituzione immunità vere non ne mette, tranne dunque, nemmeno il Presidente della Repubblica è soggetto immune, perché lui risponde per reati comuni, risponde come noi, non è scritto niente, quindi non è tutelato. Poi risponde
per reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento. Non risponde, dice l'articolo 90, non risponde per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato. Allora io ho cercato di spiegare, però chi non vuol capire non capisce, che quello significa solo il riconoscimento che il nostro è un governo parlamentare. Cosa vuol dire? Che il nostro governo non dipende dal Presidente della Repubblica, ma deve corrispondere alla maggioranza parlamentare che gli dà la fiducia e gliela nega. Il governo è responsabile, la politica è del governo, non è del Presidente della Repubblica. Quindi il Presidente della Repubblica firma gli atti del governo, il decreto legge, ma non li decide, perché lui non ha poteri di decisione. E allora certo che non risponde degli atti della funzione, perché ne rispondono i ministri. Non so come, quindi lui non è soggetto immune. Lei mi dice i parlamentari. I parlamentari nasce in antico, quando da una parte c'era il re o c'era un governo a cui la magistratura era serva, che usava la magistratura per attaccare i parlamentari di opposizione. Quello era il senso, che i parlamentari dovevano essere protetti con la... Dopo, sa, gli abusi sono tanti, levarla è un po' difficile, però è scritto in Costituzione, ecco, si potrebbe, ma ci sarebbero delle cose da cambiare, sono tantissime, non posso dilungarmi, ma per esempio la maggioranza per eleggere il Presidente della Repubblica, attenzione, che quando c'era il pluripartitismo, il sistema proporzionale, andava bene la maggioranza assoluta. Ma adesso la maggioranza assoluta non va bene più, perché dopo la prima tre volte con due terzi e poi a maggioranza assoluta. È un esempio che mi serve sempre. Fino a prima del governo Monti, diciamo, se una certa persona avesse voluto essere Presidente della Repubblica, maggioranza assoluta l'aveva di fatto, perché ormai con le due parti, una delle due la maggioranza assoluta ce l'ha. Questo è un rischio mortale, insomma, ecco, ci sono delle cose, ma sono degli aggiustamenti, non è che bisogna cambiare il corpo della Costituzione. C'è un signore? Io volevo chiedere una conferma al teatro, quello che è la mia conclusione, ho letto che parte della costituzione, almeno gli articoli che riguardano l'uomo, la proprietà, eccetera, sono stati prelevati dalla costituzione del 1848 della Repubblica Romana, fatta da Massimiliano di Messina, e il documento di quelli che Carlo Alberto dice. Ah, beh, c'è qualche analogia, c'è qualche che poveretta non è mai entrata, sì. Alcuni sì, alcuni no, per esempio alcuni cosi sociali, adesso io non li ho presenti, sì sì. Quella repubblicana, della Repubblica Romana, c'è qualcosa. Quelli sociali, sa, soprattutto questa cosa, la parte sociale, sì. No, ma è vero, c'è qualcosa. Sì, beh, certo, mamma mia. No, le togliere, sarei della prima, mi piace di più.
Mi piace di più la prima, ma lei lo sa. Lo so. Ma si assenti, beh, promuoviamo, l'abbiamo promosso, è come il decentramento, ma l'autonomia, lei parla, per esempio, quella del Sud Tirol, era un impegno internazionale dell'Italia preso dall'accordo De Gasperi-Gruber a Parigi nel 45, quindi ha capito nel 46, cioè non è che si poteva fare. Quella regione a statuto speciale e noi ci eravamo impegnati a farla, ma per quale? Solo per dare autonomia alla popolazione di lingua tedesca, ma noi abbiamo fatto la furbata, no? Dice, mettiamo anche Trento, così questa regione è indebolita, la parte tedesca viene indebolita dalla metà che è italiana, poi hanno dovuto fare due province autonome perché sennò non cavavano niente, ma il Trentino non aveva senso allora e non lo ha adesso. Adesso non ha più senso nemmeno quella sud tirolese in realtà. Insomma, alcune queste le regioni ci sono dei piccoli aggiustamenti, ma mi capisce, sono cose, si potrebbe farne un elenco, ma sono modeste, insomma, ecco. Poi non ho l'impressione che le regioni abbiano dato una gran prova, devo dire sinceramente. Mi sono sembrate dei luoghi dove c'è tanta. Si sono moltiplicati le sedi di spesa e con le sedi di spesa altre sedi di altro, insomma non sarei poi così estasiata. No, è importante l'autonomia, io sono favorevole, però non so se è stata realizzata dagli operatori giuridici nel modo migliore. Ecco, raccogliamo un'ultima domanda, poi ci avviamo verso le ultime due, tre. Poi dobbiamo allora chiudere. Facciamole assieme, vi prego, perché sennò. Questa sì gliela rispondo alla sera, perché questa è una cosa che avrei voluto dire stasera. Una delle cose che sono state fatte passare in questi ultimi anni, da quando hanno cambiato la legge elettorale da proporzionale a maggioritaria, si è detto, ma come abbiamo la democrazia immediata, adesso non è che solo eleggiamo il Parlamento, eleggiamo direttamente il capo del governo, che non è nella nostra Costituzione, eccetera, no? E senza intermediazioni, e l'idea che è passata è quella della democrazia immediata, è quella che tu hai fatto la scelta. Lei mi dice cosa vuol dire sovranità nella Costituzione. La Costituzione dice la sovranità appartiene al popolo, non dice emana dal popolo. Su questo si è discusso a lungo. Appartiene vuol dire che gli appartiene ogni giorno, continuamente. Magari c'è un pezzetto lì, magari gli faccia una fotocopia, perché questo è un punto molto, c'è in biblioteca, io vi pregherei, perché è un punto veramente importante. Noi non deleghiamo niente, non so come spiegare, non è che gliela diamo e adesso se la fanno loro. La forma di governo parlamentare che vogliamo, che loro, qualcuno vuole distruggere, se funziona bene è così. Attraverso i partiti, articolo 49, il popolo dovrebbe esercitare un'infunzione di indirizzo. Allora i partiti dovrebbero fare da mediazione con i rappresentanti eletti
E quando il governo non va bene, quei deputati che noi abbiamo eletto dovrebbero votargli la sfiducia e mandarlo a casa. Ma con questa legge elettorale non è più possibile farlo, i governi restano lì fino alla morte. Ha capito che si è tutto sfalsato, però questo è un discorso lunghissimo, guarda, veramente vado in biblioteca, a questo punto ve lo sottolineo perché sarebbe un discorso di un'ora. Certo. '77, in casi straordinari. Straordinari. D'accordo. D'accordo, d'accordo. I decreti correttivi. Non c'è dubbio. Sempre anche lì. Io posso solo, mi dispiace, non è che vi voglio indurre a leggere quel libro, però no, ma vale io ho fatto pena. Un capitolo, la Costituzione non applicata, momento, una cosa, no, non applicata, la Costituzione violata, è un secondo punto, la Costituzione ostacolata, ha capito? Sono, ecco. Una roba, questa è una cosa folle, guardi, folle. Dopo dice che non hai i decreti legge. Grazie. Sentiamo l'ultima domanda. Bene. No, sì, perché così ha capito, non è poi l'Italia, non è un partito con due partiti, non è un paese con due partiti, fra l'altro, guardi come si sono divaricati. Allora, intanto un grazie sentito e sincero a lei, professoressa, per come ci ha parlato della nostra amata Costituzione. E ci ha parlato di una Costituzione non applicata, violata, ostacolata, ma soprattutto di una Costituzione che va applicata, che va vissuta. E allora noi vorremmo salutarvi e salutarla leggendovi e leggendoci l'articolo 54 della Costituzione, che dice delle cose precise, perché per attuare la Costituzione ha bisogno di ciascuno di noi, e lasciarci con una frase poi di saluto definitivo di Piero Calamandrei, che è stato un grande costituente e che invitava a mettercela innanzitutto come persone, a partire da noi, prima di chiedere che siano gli altri a fare il primo passo. Prego Elena. Articolo 54 della Costituzione italiana. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. La professoressa Carlassare scrive: è da sottolineare il valore della formula usata nell'articolo 54, che si rivolge a coloro cui le funzioni pubbliche sono affidate, anziché a coloro che esercitano pubbliche funzioni, espressione neutra, normalmente usata. Anche qui la scelta del termine non è casuale, è pensata dai costituenti, ha un senso profondo. Affidare. È un verbo che esprime un compito impegnativo, implica fiducia nelle persone a cui affidiamo le sorti del paese, l'economia, la salute nostra e dei nostri figli, la libertà, la giustizia, in definitiva la vita di tutti noi. Piero Calamandrei scriveva nel 1944: «La sfiducia nella libertà, il desiderio di appartarsi, di lasciare la politica ai politicanti,
Questo è il pericoloso stato d'animo che ognuno di noi deve sorvegliare e combattere. Grazie a tutti, ci vediamo il 22 marzo con Maurizio Viroli.